Buonasera, benvenuti. Siamo qui per ascoltare eh, la lezione magistrale del professor Remo Calzona dal titolo De Terremotu, eh, l'Accademia Nazionale di San Luca. Vi porto tra l'altro eh, i saluti del nostro presidente Carlo Lorenzetti, molto lieta di incontrare questo eh, straordinario personaggio. Che è, oltre che uomo di scienza, un raffinato intellettuale, un raffinatissimo e solitario collezionista, eh, una rarità quella del suo collezionismo nell'enclave nell romano e che ci farà finalmente uscire, mi auguro, dalla teoria provvidenzialista di come sono sempre stati per lungo tempo, per troppo tempo. Percepiti i terremoti eh, fino all'ultimo allontanamento eh, del religioso di Radio Maria appunto che insisteva su questa eh, teoria provvidenzialista. Teoria che peraltro noi abbiamo nell'icona che ha scelto il professor Calzona eh, Di Giannozzo Manetti, eh, con questa immagine del libro del 1452, in cui si prendeva corpo eh, diciamo in sostanza eh, questo eh, discorso, eh, naturalmente che solo attraverso eh, gli studi scientifici seicenteschi un avvio diverso. Eh, devo precisare eh, che per noi architetti eh, eh, c'è una sorta di condizionamento a partire dalle criptiche e sibilline parole di Manfredo Tafuri quando a proposito del terremoto di Lisbona del 1755 disse eh, terremoto che sconvolse, come sappiamo tutti, eh, l'intera Europa e che portò eh, Voltaire a cambiare il finale del candide. Noi sappiamo anche sul giovane Can quanto questo abbia influito, però sono sempre rimaste un po' in sospeso queste eh, frasi eh, appunto ermetiche di Manfredo Tafuri. E noi sappiamo tutti il carattere scientifico con cui, cui è stato risposto eh, dal Marchese de Pombal eh, attraverso l'invenzione della gabbia pombalina, eh, che peraltro non era neanche eh, una invenzione totalmente ascrivibile al Marchese de Pombal perché già dopo i terremoti eh, del 1693 in Sicilia ricordo gli sperimentalismi di tre città a cavallo tra visione idealizzata e visione razionalista e prescientifica, attraverso cui si risolvono le problematiche di Gran Michele, di Santo Stefano di Camastra, di Avola, ma ricordo anche l'esperienza successiva di Cerreto Sannita. Ecco, questa risposta diciamo, è venuta man mano configurandosi, sempre oscillando tra vocazione a una dimensione ideale e vocazione a una idea razionale che porterà poi a configurare alcuni paesi, pensate all'esperienza settecentesca di San Lorenzo Nuovo vicino a Bolsena, in una sorta di eh, prefigurazione illuminista, addirittura accademicamente quasi neoclassica. Ma eh, è interessante eh, questo eh, eh, rapporto eh, con eh, il testo di Giannozzo Manetti. Per perché mi permette anche di trovare una sorta di Trade Union con un'altra presentazione che avevamo fatto a proposito di un libro importantissimo pubblicato per i 150 anni dell'unità d'Italia, Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 150 anni, scritto da Emanuela Guidoboni e Gianluca Valensise. Ecco, eh, alla Guido Boni dobbiamo la riscoperta di un autore importantissimo di nuovo per gli architetti, come Pirro Ligorio, di cui Marcello Fagiolo si è occupato di restituire. Li Pressoché l'intero corpus editoriale, eh, voi sapete tutti che Piero Ligorio, di formazione napoletana, arriva a Roma eh, per Paolo IV e poi per Pio IV realizza tra le cose più rappresentative il Casino all'interno dei Giardini eh, Vaticani, eh, lo ricorderete anche eh, per eh, Alfonso d'Este. Eh, No, per Uneste comunque per Villa Adriana Tivoli, ma soprattutto perché come architetto antiquario eh, dal 1569 si trasferisce a Ferrara e assiste proprio nel giorno di Ogni Santi, il primo novembre, così come accadrà qualche secolo dopo per Lisbona, nel giorno di Ogni Santi del 70 c'è il grande sconvolgimento della Ferrara. Eh, Punto che eh, Piero Ligorio ricostruisce e restituisce in maniera esemplare. Addirittura con una prosa di cui vi vorrei leggere soltanto un passo: scosse dunque la città grandemente e tirava tanto spesso che pareva molte artiglierie impituosamente. Smosse le mura delle case, cascarono merli e camini con tanta rovina che pareva che il cielo cadesse e la terra insieme mancasse. Ecco, in questa prosa straordinaria, eh, ma anche eh, con la bellezza letteraria delle definizioni eh, eh, in una sorta di lingua personalissima e quasi onde ondeggiante addirittura idiomatica, eh, Piero Ligorio capisce qual è la problematicità e Tenta di restituire alcune sol soluzioni e allora pensa, riesumando alcune esperienze della villa di Cecilio eh, sulla Flaminia, eh, addirittura eh, una sorta di promemoria e di prontuario eh, per mettere in sicurezza gli, e gli edifici. Eh, e progetta una vera e propria sorta di casa antisismica. Eh, ma non voglio addentrarmi oltre e eh, lascio la parola al professor Puridi che introdurrà la lezione magistrale. Grazie.